con noi direttamente dalla Sardegna. Vanessa. Vanessa, allora cosa ci presenti? Allora, lei è Alice, proviene da un allevamento romano, dall'allevamento del Baccano, è un barbone grande, mole e nero. Quali sono le caratteristiche di questo? A livello caratteriale o a livello di, insomma, pelo? Caratteriale è un cane molto gioviale, va veramente d'accordo con tutti, è un cane da compagnia, è un cane molto... è un cane molto felice, io tendenzialmente è gioioso. È molto gioioso, sì, sia con gli umani che con gli altri animali. Quanti anni ha questa? Lei ha 27 mesi. Ah, 26, quindi. Sono cani molto gestibili, nel senso che si possono tenere anche, ovviamente hanno bisogno di sgambare e quant'altro, però si possono tenere anche in appartamento. Per loro la cosa importante è, insomma, assolutamente il rapporto che ha col proprietario. Sì. Sono cani che, proprio perché detti da compagnia, vivono strettamente in simbiosi con il loro proprietario. Chi ha questa razza solitamente dice che si respira dentro, cioè, sì. E lei che l'ha preparata così bene? Sì, per... l'ho preparata io con l'aiuto anche di un collega. Lei è in toilettatura in Continental, questo è il tipo di taglio che è uno dei tipi di tagli che viene ammesso per le esposizioni ENCI, perché comunque abbiamo dei tagli prestabiliti. E lei si collabora in questa cosa, si fa fare di tutto? Sono cani tendenzialmente portati per questa cosa, ovvio che loro stanno tanto sul tavolo, però è un po' come se fosse per lei una coccola, dipende da come si gestisce il tutto e da quando si inizia. Bisogna iniziare veramente tanto presto con la toilettatura. Grazie Vanessa. Grazie a voi. Abbiamo con noi qui alla Fiera di Genova un allevatore di Torino, si chiama? Luca Giannatempo. La razza del cane? Norfolk Terrier. E le caratteristiche di questa razza? Come tanti terrier è un cane rustico, molto tenace, amabile, molto simpatico, coccolone, ma con un temperamento da terrier, quindi un cane da tana, un cane da caccia. E quindi, pur essendo un cane piccolo, è un cane di temperamento abbastanza forte. Sì. Quanti anni ha questo? Lui ha 2 anni, quasi 2 anni. E... la prima volta che partecipa? No, è già campione europeo, campione polacco, campione italiano, e quindi ha già avuto tanti successi pur con la sua giovane età. Sì, ho visto che sono molto socievoli questi cani, perché sì. Appena mi sono avvicinato subito scodinzolano. E... sì, sì, sono molto gioiosi, molto briosi. Quindi è un ottimo anche cane da compagnia, direi, sì, no? Assolutamente. Sì, poi sì. Si adatta a qualsiasi situazione, a portarlo in giro, in campagna, in montagna, rispetto a certi cani da compagnia che sono un pochino più proprio da casa, lui è molto, i terrier sono cani da compagnia che si adattano poi a tutti gli spazi, no, anche esterni. All'esterno, sì, sì. Va bene, grazie mille. Abbiamo qui con noi un'allevatrice dalla Sardegna. Che tipo di razza alleva? Noi alleviamo esclusivamente la razza Basset Hound, è una razza inglese e abbiamo un allevamento certificato, riconosciuto ENCI, e modestamente, insomma, abbiamo dei begli esemplari. Che caratteristiche ha questa razza? È una razza molto particolare, diciamo che è un cane da caccia, però in Italia non usa portarlo a caccia, in pratica lo usano molto all'estero come cane cacciatore. Qui è più usato come cane da famiglia perché ha un carattere molto docile, molto sereno, gioviale, con i bambini è perfetto, quindi insomma è un cane simpatico a vederlo, queste sono le caratteristiche. Ama stare all'aria aperta? Esatto, sì sì sì, è un cane che si adatta molto bene sia in appartamento sia in giardino, quindi si presta molto bene per
per tutte le esigenze familiari. Grazie. Abbiamo da Bracciano una allevatrice, come si chiama? Roberta. E che razza presenta? Siamo qui con Nina, che è un Australian Cattle Dog. Quali sono le caratteristiche? Vabbè, come vediamo sono particolarmente attaccati al padrone, infatti vengono definiti i cani ombra perché si affezionano a un membro della famiglia e ne diventano letteralmente l'ombra, però sono cani al contempo veramente robusti, infatti vengono usati in Australia per la conduzione delle madri bovine e adesso non solo lì. E intelligenti, intelligentissimi, sono cani che nello sport cinofili danno tutto loro stessi, dall'agility all'obedience, sanno veramente regalarci tante soddisfazioni. Sono adatti ad essere anche addestrati? Assolutamente sì, sono molto molto addestrabili, anche se al tempo stesso sono cani che hanno bisogno di un padrone che ha già avuto esperienza con cani, perché sono molto tosti, soprattutto quando si mettono in testa una cosa è difficile levargliela. Hanno un pelo particolare, mi diceva di due colori. Sì, esiste nella variante rossa oppure come Nina nella variante blu. E l'importanza del pelo è che quando piove deve essere idrorepellente, essendo cani che devono lavorare all'aperto, appunto, la pioggia deve scivolare sul mantello che deve essere duro e ben aderente al corpo. Va bene, grazie mille. Abbiamo qui con noi un allevatore di Cuneo che ci parlerà di una razza particolare. Si, esatto. Si chiama lei intanto? Io sono Gianni Rinaldi e la razza è Terrier Nero Russo, non molto conosciuta in Italia, razza da guardia e da difesa, molto attaccata alla famiglia, non solo al capofamiglia ma proprio a tutta la famiglia. È una razza creata dai russi nell'ultima guerra, serviva per mantenere la guardia e la custodia dei prigionieri nei campi siberiani. Infatti sono cani da bassissime temperature, più freddo sta e meglio stanno. Patiscono leggermente il caldo, poi era stata fatta dall'esercito, il primo allevamento è stato la Stella Rossa dell'esercito sovietico, poi negli anni successivi, anni 70-80, hanno iniziato dai privati a consegnarli, a farli girare. In Italia sono arrivati intorno al 92-95 più o meno, i primi non direttamente dalla Russia ma dai paesi confinanti, Polonia, Cecoslovacchia, quei posti lì. Vedo che gli occhi sono completamente coperti. Esatto, è stato fatto con un ciuffo particolare che copre di notte quando lanciavano i petardi per cercare i prigionieri, copre sia occhi che dentatura. Infatti se di notte arrivi con una macchina, a meno che il ciuffo non sia tagliato, se sono così difficile che vedi il riflesso degli occhi o cosa. Quanto può pesare un cane? Allora, può arrivare a un massimo di 70 kg. Io ho avuto dei soggetti da 70 kg, 80-79 al garrese. Lui adesso così com'è, che è giovane, un cane di 2 anni, è sui 60 kg. Quindi sono molossoidi, fino ai 3 anni non hanno finito la crescita, via. Quindi hanno ancora tempo da allargarsi, da alzarsi, spero non tanto, perché se no mi va fuori misura. Devono stare all'aria aperta questi. Sì, ma anche in casa, io ne ho 2 maschi, vivono in casa da guardia proprio. Poi non sono cani da carattere attaccabrighe, nel senso loro reagiscono se minacciati, se no la loro indole, anche con i cani piccoli o grossi, loro vanno per giocare, per stare. Infatti stamattina giocava con un boxer, avrà giocato mezz'ora, però se vengono aggrediti, nel senso che un altro gli fa i denti, allora si bloccano e rischi la reazione, via. Va bene, grazie. Di niente. Di tutto. Grazie a voi. E adesso siamo con Marilena che ci parlerà dello Shih Tzu. Che caratteristiche ha? Lo Shih Tzu è un cane molto socievole. E si adatta a qualsiasi tipo di famiglia, sia alle persone sole, anziane, oppure con bambini,
È un cane che capisce le esigenze della famiglia e aiuta molto anche nella pet therapy. Il fatto di accarezzarlo, di averlo sempre così, è un antistress. Sì. E sono molto intelligenti, hanno scoperto da poco che riescono a capire il 100% delle parole che noi diciamo. Sembra che sia difficile il mantenimento del pelo, ma invece non lo è, perché loro non fanno la muta e di conseguenza non perdono per casa quella miriade di pelo. Bisogna avere solo l'accortezza di spazzolarli come noi spazzoliamo i nostri capelli, niente di più. Lui è un cucciolotto di 5 mesi e arrivano a pesare nello standard fino ai 7,5 kg. Grazie mille. Di niente.